La sua decisione di divorziare è irrevocabile, signore? Sì. E la sua, signore? Sì. Vivi insieme a qualcuno? Non me l'avevi detto. Non ti sei chiesto perché volevo che tu venissi a firmare il divorzio? Io fino a qualche anno fa guardavo poco al passato, ero molto proiettato a guardare il futuro direttamente. Però adesso sono entrato in una fase, sarà l'età, in cui penso spesso al passato, alle radici di tutta una serie di cose, mi sembra che sia più ricco il passato. Ancora ripeto che comunque mi sento molto meglio quando lavoro a casa, però ogni tanto vengono in mente delle storie che per la natura stessa della storia va girato in un altro modo, diciamo tutte quelle cose che mi ero prefissato vengono meno. Questa è proprio una storia che richiedeva di essere girata all'estero. Ovviamente questa storia non potevo girarla in una provincia perché la lontananza geografica e di tempo che si era creato faceva parte di questa relazione che andava indagata, quindi doveva per forza essere un posto molto più lontano da casa. Io per questo film mi sono trasferito 2 anni a Parigi, ovviamente per tutto il processo del film, però già prima di muovermi sapevo già che non avrei fatto una Parigi da cartolina turistica. Oltretutto anche quelle immagini turistiche sono immagini che a noi ci sono arrivate dal cinema, però io ho cercato proprio di oltrepassare, diciamo, questo velo turistico, di andare oltre, e ho spostato proprio la casa della mia protagonista in periferia. Sono 3 volte da quando sono nata che mia madre cambia uomo. Rompe per ogni sciocchezza. Non potresti parlarle? Tua madre ha tutto il diritto di vivere con chi vuole. Pensi che dipenda da te o da me? Nessuno le chiede di gioire. Voglio solo capire cosa, dove vuole arrivare. Sai perché mamma non dice a nessuno che la moglie ha tentato il suicidio? Ha paura che si sappia. Che cosa? Che l'ha fatto perché Samir la tradiva con lei. Questa è una domanda molto importante ed è la chiave per capire la personalità di Anna. Allora, o il fatto che è proprio la sua natura, quindi è venuto lì, e cioè è un personaggio affettuoso e quindi fa esattamente quello che è nella sua natura. Oppure è consciente che il suo essere andato via ha danneggiato con la famiglia, con i ragazzini, eccetera, in qualche modo, per un senso di colpa, sta cercando di riparare. Se senti questo profumo, stringimi la mano, Celine. Questo lo si incontra anche negli altri miei film. E io ogni volta che scrivo un personaggio non prendo mai la parte di uno o dell'altro, cerco solo di capire le motivazioni che ha quella persona nel muoversi in un certo modo. Ovviamente questo io l'ho preso dall'esperienza. L'esperienza mi ha insegnato che se una persona fa un'azione, compie qualche azione che può risultare negativa, basterebbe spostarsi, mettersi dal suo punto di vista, vedere in quali condizioni, con quale pensiero, con quale percezione della realtà lui ha fatto questa azione, vi rendete conto che poi in che modo lo comprendiamo di più e guardiamo in maniera meno negativa quello che ha fatto. Quindi già dal punto di vista potremmo avere un'idea completamente ribaltata di quella situazione. A volte le cose sono anche molto più semplici di quanto uno possa immaginare. In quel finale che ho citato
Samir sta prima a questa parte del letto, poi va di là. Se fosse rimasto di qua avrebbe visto la lacrima e probabilmente avrebbe reagito in un altro modo. Con il fatto che va di là e non vede la lacrima, ovviamente per lui il suo percorso, il suo futuro sarà completamente diverso. Per questo io ho tenuto Samir per un lungo tempo da questo lato del letto e poi l'ho fatto andare di là. Sicuramente se fosse rimasto là il percorso della sua vita sarebbe cambiato. A volte basta veramente così. Io amo molto questa situazione in cui tutti parlano di un personaggio, ma quel personaggio non c'è per parlare di se stesso. Qui era la moglie, nella separazione era il papà e il nonno Alzheimer, quindi non era in condizione di poter parlare di sé. In About Ellie era Ellie che sparisce, tutti ne parlano, ma poi... Sì, Marie quando c'ha quel dialogo con Ahmad, che veramente non vuole chiudere con il passato, dà anche le spalle a noi, va verso la finestra, in qualche modo mette al passato, chiude anche con noi spettatori. Invece Samir è ancora in bilico tra il passato e il futuro. Ed era proprio quello che proponeva sempre, di chiudere col passato e andare avanti. Infatti Marie le chiede, ma è possibile? Lui non ha una risposta e quando va in ospedale secondo me in realtà lui è più bloccato nel passato. Anche l'inquadratura finale è stata fatta con questo intento, nel senso che lui quando chiude se ne va e va e va, sembra che anche lui abbia lasciato dietro le spalle tutto il passato e anche noi. Poi a un certo punto c'è quell'attimo di ripensamento che torna e succede tutto. Per me i bambini sono il futuro e noi non siamo solo prigionieri del passato. Attraverso una donna incinta noi in qualche modo siamo anche prigionieri del futuro. Quindi lei, Marie, è divisa a questi due poli, per cui da una parte c'è il suo marito precedente che le richiama tutte le cose del passato, dall'altra c'è il bimbo che porta in grembo che la deve preparare per una vita futura. Per esempio anche nella scena finale quando Ahmad viene a salutare, dice come sta il braccio, dice no, è tutto come prima, c'è forse il calcio che il bambino che è un succhiare, quindi fa un accenno di nuovo al bambino. E quindi Ahmad e il bambino sono, ai due lati di lei, uno davanti e l'altro dietro. È meglio che per un po' io e Fuad non abitiamo più qui. Tu mi avevi detto che casa nostra era quella, però, per sempre quella. E io servo a colmare il vuoto lasciato da chi nella tua vita? Da nessuno. Ovviamente questa situazione di stallo mi piace molto perché per due motivi. Uno è che ha una valenza drammaturgica forte, cioè quando una persona arriva a un bivio e deve decidere cosa fare, questo già scatena un dramma di per sé. E poi se noi ci facciamo caso anche nella vita quotidiana, in parte in maniera conscia, in parte inconscia, noi ogni minuto stiamo scegliendo tra una cosa e un'altra. Le vostre motivazioni non sono sufficienti per il divorzio, signora. Se avete altri motivi, esponeteli. Quali altri motivi? Se vostro marito è tossicodipendente, se vi picchia o non dà il mantenimento. Non è tossicodipendente e non ha altri problemi. È una persona per bene e sana. E allora perché volete il divorzio? Perché lui non vuole venire con me. Se ora mi dice che viene, io accetto e ritiro immediatamente la mia richiesta, signor giudice.
alla fine di una separazione la coppia sta uno al di qua del vetro, uno al di là, in realtà anche qui riprendiamo dove l'avevamo lasciato. Questo ovviamente è un anello di collegamento col film precedente, ma anche chi non ha visto il precedente, questo è un film che vive di vita sua. Queste sono un po', diciamo, le birichinate che i cineasti fanno per proprio piacere. Io anche sulla separazione in realtà ne avevo fatta un'altra, quando sono i titoli di testa c'è la fotocopiatrice da sotto, i documenti che passano lì sono della coppia di due film precedenti. Adesso no, quel cinema mi ha influenzato quando ero giovane, studente. Io prima di iniziare questo film mi sono rivisto tutta l'opera di Pasolini, ma non per questo film, che insomma non ha nulla in comune, perché mi piace proprio vedere. E te fa uno. Tipo Pasolini è un altro tipo di cinema, cioè non si può propriamente dire che era neorealista. È arrivato in gusto. Ovviamente ci sono degli accenni, ma non nel senso che io racconto esattamente la mia famiglia. Io ho un ottimo matrimonio, vivo felicemente con moglie e due figli. Quando la vostra personalità, il vostro lavoro, il vostro carattere si forma in un paese in cui ci sono delle restrizioni, delle condizioni particolari, non è che dall'oggi al domani voi prendete un aereo e andate da un'altra parte dove quelle cose non esistono e poi improvvisamente cambiate come tipologia di persona. Comunque siete quella persona là. Io mentre giravo questo film avevo più una sensazione di protezione, questo sì, però quello che era la mia visione di cinema eccetera è rimasto tale quale. Per esempio quando giravo in Iran, come anche quando girano i miei colleghi, mentre si gira uno si pone sempre la domanda se il film riuscirà ad arrivare sugli schermi o meno, quindi c'è sempre questa paura. Mentre giravo a Parigi ero certo che comunque tutto quello che avrei fatto sarebbe finito sullo schermo. Adesso è troppo presto per dare un giudizio sul nuovo governo, però già in questi pochi mesi ci sono dei segnali che lasciano sperare. Ma sono anche realista, so che non si può ottenere tutto dall'oggi al domani, è un percorso molto complicato e lungo, però so che è nelle loro intenzioni di voler cambiare delle cose, però so anche che purtroppo abbiamo dei gruppi di resistenza sia all'interno che all'estero che in realtà preferiscono mantenere la tensione.